Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo su Planet Zoo. Allora ragazzi, in realtà mi state vedendo dall'altra parte, qui in alto a sinistra. Solitamente Planet Zoo sono dall'altro lato, perché ho notato che in questo gioco praticamente ci sono praticamente finestre da guardare un po' ovunque, quindi diciamo che alternerò un pochino anche per darvi la possibilità appunto di vedere cosa succede nelle varie finestre, e anche perché ragazzoli belli, voglio dire, di cose qui a Planet Zoo ne succedono tantissima. Allora raga, innanzitutto, oddio, c'ho il singhiozzo, no te prego, innanzitutto vi faccio vedere che con il nuovo computer la qualità grafica è pressoché pazzesca, cioè guardate il dettaglio delle foglie, è qualcosa di assurdo. Oltretutto raga, siamo in un momento diciamo un po' strano di questa partita, perché abbiamo solo 800 appunto dollari. Tra l'altro raga, scusate, vi faccio vedere anche appunto con la qualità di questo computer, la qualità, proprio il dettaglio degli animali. Cioè, è bellissimo. Abbiamo messo gli okapi nello scorso episodio, diciamo, abbiamo migliorato, abbiamo due mostre. Ma soprattutto, raga, guardate, finalmente ce l'abbiamo fatto. Profitti generali, raggiungi un profitto annuale di 2.000 dollari. E l'abbiamo raggiunto perché abbiamo un profitto annuale di 3.000 addirittura. Quindi speriamo di fare un po' di soldini. Otteniamo la ricompensa, così ci danno 1.000 dollari. E andiamo a vedere un po' di cosine. Ok, abbiamo attivato una nuova ricerca sull'okapi. Anzi, l'abbiamo, ragazzi, finalmente l'abbiamo anche proprio migliorata del tutto. Adoro, adoro. Quindi, scusate, andiamo a migliorare a questo punto magari l'orso grizzly, che vorrei ancora aumentare. Ovviamente siamo ancora un po' a corto di denaro, raga, ma va bene, cioè nel senso, con calma riusciremo. Qui gli animali mi sembra che stiano molto bene. Abbiamo ancora Weilin e Seinyuhur, che sono praticamente giovani. Oddio, è affamato! Sono nati cuccioli di rana dorata, come al solito. Come è affamato? Aspettate, dov'è? Aspettate. Vediamo, dove stai? Patatino! Guardatelo che bello! È affamato! Patatino, aspetta, eh. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Tipo questo. Chiamiamo il custode, scusa, non c'è cibo. Chiamiamo subito il custode. Allora ragazzuoli, tra l'altro volevo farvi vedere una cosa. Se noi andiamo nelle finanze, diciamo che le entrate maggiori le abbiamo dai negozi, assolutamente, e anche dalle donazioni, però le donazioni da sempre, oltre che dalle ricompense. Però i negozi effettivamente ci danno veramente tanto tanto. Impossibile trovare una stanza dello staff accessibile. Scusa, what? Perché? Forse dovrei mettere un'altra stanza dello staff, oddio. Però vi dicevo anche che secondo me dovremmo aumentare un pochino. Qui ho messo i souvenir, le bibite, le cose. Però vedete, ma qui, scusate, senza venditore. Oh no, perché non c'è il venditore? Mettiamo un venditore in più. Cioè, questo ci dà soldi, raga. Ah, allora, ci sono 5 venditori addirittura. Perché non c'è un venditore? Mettiamo un venditore in più a questo punto, vediamo se riusciamo, perlomeno. Allora, benessere basso e l'animale è stressato, e ho capito, amo. Io ho bisogno dei recinti con il vetro, come si dice, con il vetro specchiato. Comunque, vi dicevo, andiamo a vedere un po' a livello di strutture. Strutture, strutture visitatori. Vabbè, qui c'è la toilet grande, qui ci sono i negozi. Noi abbiamo messo l'info point, il soda, il balloons e lo chef per farli mangiare. Cosa abbiamo anche? Noi abbiamo questo, che sarebbe però normale. Stanno per nascere i cuccioli di okapi. Adoro! Meno male che sono stressati. La faccia che sono stressati.
Scusate, però alla fine stanno anche bene in realtà. Qui abbiamo sempre a corto di denaro. Lui è un po' stressato, ma secondo me sta già meglio. Allora, con 3.900, raga, io direi di iniziare a costruire un nuovo habitat. Ma io vorrei costruire un habitat, come vi avevo detto, per degli animali che magari stanno bene anche insieme. Allora, innanzitutto, tipo, apriamo Zoopedia. Stanno bene col bisonte americano. Quindi potremmo effettivamente prendere l'antilope qui, se lo troviamo, o lo gnu o il bisonte americano. Anche il bisonte americano non mi dispiacerebbe. Fa cocero, adoro. Il coccodrillo, per esempio, non sta insieme agli altri. Bisonte americano, eccolo qui. Solo che non si adotta con i punti. Vabbè. Antilocapra era quello che avevamo detto. Zoopedia. Sì. Oh, vedete, possiamo partire allora, scusate, dall'antilocapra. Sì, vieni giù. Antilocapra 26, adottiamo. E adottiamo anche un esemplare magari maschio. Oddio, 5 minuti rimanenti. Ma sì, adottiamone uno. E poi capiamo se appunto dobbiamo prenderne altri o meno. E mettiamo appunto questo è il nostro deposito. In via allo zoo, lo mettiamo nella quarantena piccola. E noi ragazzi andiamo a fare un bel recinto qui. Questa volta io non so se farlo di legno in realtà, dato che stiamo parlando di animali comunque della savana, potremmo anche provarci. Allora, proviamoci un po'. Noi potremmo mettere, qui lo lascio libero per ora, potremmo mettere tipo una cosa così. Allora, non voglio fare un recinto troppo grande. Perché magari lo voglio ingrandire, tipo lo faccio da tre, eccoci qua. Ok, lo voglio ingrandire man mano. Oddio, già così è molto grande. Proviamo a farlo da due, magari un po' più piccolino, ci andiamo anche un po' a risparmiare, ragazzi. Ok, proviamo a mettere così, così e mettiamo così. Ok, così potremmo per esempio mettere l'ingresso. Del nostro appunto cancello di legno lo potremmo mettere qui, che non è male. Potremmo andare a mettere i sentieri, aspettate, che sarebbe questo, for example. Aspetta, facciamolo più piccolino. 1, 2 e 3, per esempio. Ma è dello stesso colore? No, non era dello stesso colore, vabbè, ce lo facciamo andare bene. Così, per esempio, già questa cosa mi piace, che come si dice, i custodi possono andare da questo lato. Oh, scusa? Didattica, sì, ragazzi, anche la didattica, siamo a due stelline, ragazzi, la didattica a due stelline non l'avevo ancora mai raggiunta e sono contentissimo, bravo, che ci danno anche i soldi, adoro, la ricerca veterinaria è stata completata per l'orso. Poi andiamo a vedere. Scoperto, cos'è successo? Benessere basso, scoperto un animale malato. L'animale è stressato, benessere basso. Ok, ragazzi, lo capi, è un bel problema, secondo me. E invece, aspettate, vediamo. Quindi questo in quarantena. Ah, ok. Quindi abbiamo. Ah, eccolo, che è già malato. L'abbiamo fatto, perfetto, perfetto, lo hanno già mandato. Allora, visto che ci troviamo, scusate, questo qui, Aria si chiama, bellino, Aria Stark, sposta. Ecco, magari Aria potremmo dare alle antilope capre, come si dice, tutti i nomi magari degli Stark, perché no? Allora, andiamo a modificare così. Metterei almeno a 3 metri, ok. E poi, aspettate, metterei tutta questa parte per ora solo di vetro, ok. Oddio, adotta. Ah, ok, perché abbiamo adottato appunto anche un nuovo esemplare. Raga, finalmente un po' di soldini. Adoro, perché ragazzi sono contento anche, a parte che guadagnare ci fa bene, perché ragazzi abbiamo ancora.
un po' di soldi da restituire praticamente per il prestito che abbiamo fatto. Quindi già andare a estinguere questo prestito per me non è assegnato custodia all'habitat, hai ragione. Ora ci vado subito, però intanto è stata ok, l'ha superata, bravissimo. Bravissimo Benjamin, a cui ora andremo a cambiare. La ricerca è stata completata. Girl! Ok. Vediamo se possiamo, per esempio. Ancora no. Capiamo se magari arriva col terzo. Il veterinario non riesce a raggiungere. Ok, raga, devo mettere un attimo pausa, devo capire. Allora, il veterinario non riesce a raggiungere l'habitat probabilmente a causa dell'imposizione dell'area di lavoro. Ok. Il meccanico non riesce a raggiungere. Ok. Allora, andiamo a modificare l'area di lavoro, ragazzi. Che sarebbe questa, modifica area di lavoro, inseriamo anche questo. E questo, secondo me, sarà l'ultimo habitat che io inserirò in quest'area di lavoro, perché se no, raga, veramente inizia ad affollarsi la situazione. Che bello, non siamo né a corto di denaro e non abbiamo altri problemi. Adotta due esemplari, ok, c'è sempre questo livello, diciamo. Allora, qui abbiamo l'antilope capra. In realtà lei sta già abbastanza bene. Io vado un attimo nella ricerca e vado a spostare sull'antilope capra. Antilope capra americana. Allora, ragazzi, a parte che lei è ha un'attrattiva molto grande, dobbiamo fare assolutamente questo prima che arrivi l'ispettrice. Allora, nutrimento sta abbastanza bene, socialità sta abbastanza bene. Diciamo che l'area dell'habitat è adatta ad ospitare tutti gli animali, quindi non sono, diciamo. Come si dice, troppo, non mi viene il termine, non è molto affollato e in due stanno bene, quindi non hanno bisogno di un gruppo chissà quale, chissà quanto grande. Vedete, inizia anche qui il bonus tra esemplari, perché qui andremo a mettere anche il bisonte ad oro. Comunque, rifugio al coperto, dotazioni e terreno. Andiamoci a lavorare un attimo il terreno. Allora, loro con l'erba stanno molto bene, hanno bisogno di un po' di terra, pietra e sabbia. E se dovesse nevicare, comunque a loro sta bene. Quindi andiamo sul terreno, ragazzi. Hanno bisogno di scalare? No. Andiamo sul terreno, strumento modifica? No. Mettiamo un po' di terra. Ok, un po' così. Io cerco sempre, raga, quando faccio, diciamo, gli habitat, di essere abbastanza, come si dice, confusionario, nel senso casuale. Perché se no mi vengono le macchie di terreno e questa cosa mi dà un po' fastidio. Anzi, molte volte vado a ridurre l'intensità così che vado solo un po' a sporcare la situazione. Hanno bisogno anche un po' di sabbia e quindi gliela andiamo anche a mettere. Arriverà tra 6 mesi, va bene. Cosa sta succedendo? Benessere basso dell'okapi, ragazzi. Questo è un problema per me. Io devo assolutamente andare a modificare questa cosa. Comunque, il terreno sembrerebbe aver raggiunto il 100%. Mancano i rifugi al coperto. Ok, lo andiamo subito a mettere. Basta mettere habitat. Andiamo a mettere un filtro per specie. Antilope capra americana, tra l'altro, è la prima. E abbiamo questi rifugi al coperto, che adoro. Rifugio di legno semplice, che non mi dispiace affatto. 8x8, 4x4. Secondo me io lo metterei subito grande. È di legno, lo voglio mettere qui, raga. Vicino proprio all'entrata. E poi ci andrei a mettere anche un bel giaciglio. Che però io vi consiglio di mettere, se ovviamente comprerete questo gioco, di mettere sia all'interno del, come si dice, oddio, del rifugio, che anche all'esterno, perché, raga, non fa mai male, sinceramente, metterli sia da un lato che dall'altro. Wow, la ricerca è stata appena completata per l'antilope capra, ora completata al primo step, raga. Cosa abbiamo qui? Sempre l'okapi con il, come si dice, con il benessere basso. Allora, andiamo appunto ancora all'habitat, vedrete che infatti hanno sbloccato un po' di robe. Allora, rifugi penso che l'abbiamo messo, cibo e acqua, raga.
Io andrei a mettere, come al solito, una mangiatoia, magari media. Ma io, scusate, la mangiatoia media la metto qui. Guardate che bello il dettaglio dell'erba lunga, adoro, tipo così. E andrei a mettere anche qui l'acqua. Ok. Poi andrei a mettere anche delle dotazioni di cibo, così da aumentare un pochino. Questo lo metterei qui, che magari io non vado molto a spendere. Ragazzi, comunque abbiamo guadagnato un pochino, eh? Questa cosa mi fa molto molto piacere. Guardate che bella comunque l'antilope capra. Cioè, guardate i colori. La cosa che mi piace di questo gioco, appunto, è che gli animali, vedete, lui è maschio e femmina, non sono tutti uguali, a parte magari il dettaglio delle corna, però... Buongiorno, lei sta cagando, ragazzi. C'è proprio un dettaglio dei colori che mi piace un sacco, raga. Habitat con recinzioni danneggiate. Ok, chiamiamo subito il meccanico. Non si sa mai mi va a scappare l'animale. Gli okapi non sai come se ne scappano. Adoro, 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 adoro. Allora, qui mi sa che, raga, stiamo abbastanza... Quell'esemplare di antilope americana sembra annoiato. E vabbè, abbiamo appena messo il coso, il gioco qui. Allora, cara Aria, tu mi stai proprio bene a parte il bonus esemplari. Adoro. Mi dispiace un po', appunto, un po' di copertura forse ci vorrebbe a questi animali, un po' di piante. Quindi andrei nella natura, andrei a filtrare con il continente Nord America. Ok, e come bioma abbiamo prateria e zona temperata. Ok, e andiamo a vedere un po', magari, ecco, potremmo farlo sull'arancione. Mi piace un sacco. Vedete, poi ci sono della stessa tipologia di alberi, abbiamo varie anche dimensioni. Mi piace un sacco questa cosa. Ci sono dei tronchi, raga, non chiedetemi perché. Ma quando metti nei preferiti che ti esce il che fa il bacio? Guardate, oh, questo è per la copertura, va benissimo, infatti. E qui, dai, così si possono anche un po' coprire. Adoro. Ok, magari non vicino al gioco proprio, però potremmo mettere tipo qui. Una zona un po' dove sono nascosti, dai, ci piace, ci piace. Ok, direi che questo va abbastanza bene. L'ispettrice arriverà fra 3 mesi, hai ragione. Habitat con recinzioni danneggiate, ma il meccanico sta lavorando, raga, quindi, cioè, con calma, amo. Abbiamo un nuovo obiettivo, salvaguardia, aumenta la valutazione della salvaguardia a 2 stelle, però per fortuna siamo a 1,7, quindi potremmo fare magari un controllo degli habitat, ovvero quest'habitat abbiamo finalmente Zuberi, eccolo qui, il cucciolino di Okapi, adoro, adoro. Ok, mi piacciono questa tipologia di animale, ve lo dico, e direi che non lo vendiamo. Poi abbiamo questo qui. Che i due orsi sono ancora giovani, sono ancora piccolini. Noi potremmo puntare sui punteggi di salvaguardia. La ricerca veterinaria è stata completata. Molto bene. Potremmo puntare sui punteggi salvaguardia dalle mostre. Per esempio, qui la rana dorata ci sta producendo un sacco di cuccioli. E anche il... Oddio, salute sociale, perché? Il gruppo è troppo grande, per esempio. Girl, ok. Andiamo subito a migliorare questa cosa. Andiamo su animali. E come potete vedere, vabbè, le mostre bisogna tenerli. Guardate quanti animali. Oh my god. Questi sono tutti nuovi cucciolini. Quindi io andrei a vendere. Vendere. A far passare. Allora, questo libera in natura si può, libera in natura, tutti grandi, raga. Proviamo e lasciamo solo i cucciolini. 21 punti, adorerei. Animali, anche la stessa cosa io farei per le rane dorate. Andrei a vendere magari, a liberare. Questa non si può liberare, ragazzi. I più grandi, magari, no? Tipo questa femmina si può liberare,
Questo abbiamo detto di no. Questo qui si può liberare, quindi lo andrei a liberare. Ancora una femmina, che sarebbe questa. Questo è un uomo. Libererei altre due femmine, tipo questa e questa. Così ce ne rimangono 3, 6 e ci rimangono 3 maschi e 3 femmine, benissimo. Liberiamo ancora in natura. 8 punti salvaguardia, ragazzi. Adoro. Adoro, bellissimo. Guardate come salgono i punti salvaguardia, che sarebbero questi. Ma anche i nostri, come si dice, i nostri turisti, i nostri visitatori sono veramente tanti, raga. Siamo a 1.7, mi piace. Vediamo se è migliorata. Sì. Il gruppo sociale è ancora troppo grande, raga. Mentre qui gruppo sociale è giusto. Va bene, dai. Io la lascerei, però non voglio levare altri scorpioni lì, altre cosine. Allora, sentieri. No. No. Qual era questo sentiere? Sentiero. Questo sentiere adoro. Tre, no. Io credo fosse. Non lunghezza, amo. La larghezza ci interessa a noi. Era questo, no? Forse 7. Secondo me. Sì, esatto. Ok, lo farei arrivare almeno fin qui, visto che ci troviamo. Oh. Ah, non aveva preso questo. Adoro. Ok, perché ragazzi, un habitat non è completo se non mettiamo altre cose. La ricerca veterinaria è completa. Sta andando molto veloce la ricerca veterinaria. Vediamo cosa abbiamo scoperto comunque. La ricerca sulla riproduzione è molto importante. Dotazioni alimentari, dotazioni gioco, dotazioni gioco. Abbiamo un po' di curiosità e il bonus didattica più 50. Quindi ragazzi, assolutamente dobbiamo andare a mettere questa robina qui. Uno. Ne metterei. Ora, il fatto che abbiamo tanti soldi, questa cosa mi rende molto felice, raga. Due cosini vanno bene. E poi metterei invece un paio di questi. Uno qui centrale e uno magari qui. Ok. E lo andiamo a mettere. Eccoci qua. Uno, due. Qui c'è l'altro. Tre. Quattro. E 5 senza elettricità. Porca miseria. Spostiamolo allora, magari. Lo mettiamo qui? C'è l'elettricità qui? Sì. Di qui, raga, ne abbiamo effettivamente solo uno. Però dobbiamo mettere anche. Scusate, io su questo sono molto, molto. Ah, guardate un po'. Abbiamo raggiunti. Adotta specie di livello diverso. Perché? Cos'è successo? Perché? Ma va bene, cioè, a me non è che mi dispiace, mi dai dei soldi. Dobbiamo mettere delle cose, ovvero, a parte che abbiamo scoperto finalmente la turbina eolica, che sono molto contento di questa cosa, anziché il trasformatore, abbiamo cestini, senza ombra di dubbio, metterne uno e due, perché la pulizia per me è molto importante. L'insegna non disturbare, io vorrei metterla, visto che ci troviamo. E poi, anzi, la metterei anche di qui, dato che questo animale è sempre un po' stressato. E metterei ovviamente anche la cassetta per le donazioni, raga. Che comunque non è mica male questa cosa. Oh, girl! Ok, raga, è arrivata l'ispettrice. Adoro, follemente, quando arriva l'ispettrice perché ci dà un po' il simbolo qui. La ricerca meccanica, siamo ancora un po' lontani. Strutture, richiesta alta di cosa? Vedete, di bibite, di cibo, di info point e di Looney Blooms, di gadget. Quindi, raga, dobbiamo assolutamente metterne altre. Ok, cosa sta succedendo? Benessere basso. Why? Socialità, che sta succedendo? L'animale è stressato e prova a nascondersi. Vabbè, se vuoi ti metto altre natura. Cioè, ora che mi è arrivata la tipa, ti devi stressare tu. Provo a metterti altri di questi se vuoi. Magari un po' più piccolini. Che dici? Ma amo, cioè, nel senso,
Sono tutti stressati, aiuto! Sono stressati, ma perché adesso l'ispettrice mi darà una brutta valutazione? Perché loro sono stressati. Habitat 1 sarebbe questo qui, raga. Cavoli. Noi abbiamo assolutamente bisogno, ma perché soprattutto? Lo stress è il problema. Perché sono stressati? Io vorrei capire. Immunità, socialità. L'animale presenta lievi problemi di benessere sociale e vabbè, per ora sta aumentando, ma why? C'è Zoopedia, per esempio. Habitat naturale, dati specie, interazione con gli umani è timido, capito? Loro sono timidi, quindi hanno bisogno di. Sebbene venga considerato spesso un'antilope, l'antilocapra è geneticamente più vicina alle giraffe e agli okapi, infatti. Adoro, bellissimo. Comunque abbiamo quasi sbloccato tutto, raga. In effetti, come si dice, i recinti, questo che spero sia questo, ragazzi, perché sennò forse devo. Questo è negli habitat, forse devo fare questo, raga, sapete? Allora, oh girl, ok, antilope, va bene. Forse devo mettere un altro meccanico. Devo mettere un altro meccanico, ragazzi, e mettere la ricerca meccanica sulle recinzioni. Secondo me ci dà delle. Oddio, questa rana dorata. Ok, punti salvaguardia a 1,8 siamo arrivati. Questa cosa niente male. Per niente male. Sono troppo felice, raga, anche di tutti i soldi che stiamo facendo, sono veramente contento. Abbiamo finalmente tre habitat, ragazzi, antilocapra, locapi e gli orsi. Il fatto che gli orsi, l'animale è stressato, ora è locapi. Eh sì, lo so, amo, hai ragione. Oddio, questo habitat non è che sia molto. L'ho fatto un po' a cavolo. Cioè, ste piante sono messe un po' male. Comunque, ragazzi, io direi che siamo arrivati al termine di questo episodio. Abbiamo inserito l'antilocapra americana, eccola qui, che io adoro sempre di più, raga. Questo gioco mi piace sempre di più. Spero che anche voi la pensiate come me. E nulla, raga, fatemi sapere se vi sta piacendo, se vi sta continuando a piacere questo format, questo nuovo gioco. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di commentare facendomi appunto sapere tutte le vostre considerazioni a riguardo. Io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao a tutti!